Ok, ragazzi, siamo giunti all'epilogo. Non so quanto possa durare, però devo prepararmi. Ah, alla merda, devo prepararmi. Quindi voglio fare una cosa. No, progetti devo guardare. Voglio vedere se riesco a farmi qualcosa. Tipo kit. No, che cazzo. Vabbè, proseguiamo. Credo di farcela. Potevo ammazzarti. Sì, sono io. Lasciami andare. Forza, sei stato tu. Collabori coi banditi di Reis. Dov'è, brutto figlio di puttana? Dov'è la cura? Cosa? Sei pazzo? Non prendermi per il culo, Khan. Dov'è? Amico, io vivo qui e basta. Non so un cazzo di questi banditi. Ah. Chi parla? Non serve, amico. Tieni d'occhio il balcone! No! Ascolta, lo so che ho fatto una cazzata enorme, ma mi hanno obbligato! Non ho avuto scelta! Il gruppo di Akan, dove stanno andando? Dimmelo! Alla diga! Il sacerdote ha detto che l'entrata è nella diga! Ti prego! Buttalo, buttalo, buttalo! Non te ho finito, bastardo! Ah! Cosa, missili? Cadi, pezzo di merda, cadi! E anche noi. E cosa devo fare? Consigliere il rifornimento a Bilal, ma mi pare il... Prendi le fiale, ah... Ops, 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 ops. Ok. Eliminiamoli poco a poco. Pezzi di metallo. Stavo pure simpatico, vero? Cazzo di trofeo, eh. Ok, andati. Prima c'è il volo. Ah, testa di merda. Adesso le fiale. Ok. C'è all'inferno. Oh no. Sono Crane, mi ricevete? Le fiale sono andate. Ne ho salvate poche. E gli uomini di Reis stanno venendo da voi. Mi sentite? Crane. Fa. In fretta. Pronto? Merda. Devo muovermi. Ho più in fretta, stavo dicendo. Inculatevi. Ops, oh cazzo, ma da dove li escono questi lanciamissili? Ma che vaccata è? Io non mi ricordo di aver mai visto un lanciamissili in Dying Light. Ma neanche uno. E neanche per sbaglio. Fa vedere. Eva, cala Eva! Ma siamo fuori! Più lontano non potevate metterlo? Cazzo! Questo è giusto per far durare l'epilogo una vita. Ok ragazzi, io appena ci arrivo... Vi inculo. Ci vediamo appena ci arrivo, a meno che non succeda qualcosa, non ci siano conversazioni strane, roba del genere. Anche se sono soldati ovunque. Cazzo, no, 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 che cado in acqua. Cristo, non avevo notato che c'era il tempo. Fanculo, non avevo notato che c'era il tempo. Io non ce la farò mai in 3 minuti. Dai, dai.
No, no. Ce la farò mai. Non ce la farò mai se sbatto di albero in albero. Porco mondo. Aspetta un secondo. Forse ce la posso, forse. Dai. Certo, se mi rallentano gli zoom è poi il top del top del top. Maybe yes, ce la faccio. Dai, cammina, vacca! Cioè, ma quale macchina mai rallenterebbe così tanto, cazzo? Anche una panda scassata rallenterebbe così tanto, cazzo. Boh, mi rincorrono gli zombie, mi rallentano. Lo faccio vedere adesso, cazzo. Dai, sono arrivato, sono arrivato. Cristo santo, no, eh. Accelera, schifo di macchina. Cristo, fantastico! Dai, ma perché? Perché mi odi così tanto, Dio? Ho un minuto per raggiungere quel punto di merda. Fanculo tua nonna! Ok, è qui. È qui. È qui il cazzo. Come cazzo faccio? Cioè, Dio, Eva. Ma dai, ma dai, ma dai. No, cioè, mi fa girare troppo il cazzo. Ammazzatemi, fate prima, vai. Ammazzami. Dio. Ecco. Cioè, vedete, Cristo santo. A cagare, Cristo, Eva. Ma perché mi segna? Cos'è questo obiettivo che mi segna qui? Non ho capito. Dov'è Ali? Dov'è? Non c'è! La madre è buona. La madre è la vita. La madre è la vita. Ah, è qua. Tua mamma è puttana. Che diavolo succede qui? Kyle Crane in persona. Piacere di vederti. Questa? Questa è la benedizione della madre. Lui è uno dei senza volto. Perfetto, devo chiedergli una cosa. Non osare disturbarlo. Le sue preghiere ci proteggono, non capisci? Va bene, non lo disturbo. Ma ho una cosa per te. Bilal ti manda i suoi saluti. Quel bastardo. Ok? Puoi riattaccare la corrente? Ti serve altro? Beh, visto che chiedi, quando questo relitto preistorico di merda si è rotto, deve essere saltato l'interruttore principale di trasferimento. Va riattivato. E dov'è? Dentro la diga. Qui ho praticamente finito, quindi... Ecco, prima lo sistemi e meglio è. Ok. Buono! 44 secondi, se fallisco mi impicco. Cioè, no, no, non ce la faccio io. Non ce la faccio. Come dovrei fare? Ci ho parlato con quel cornuto. Porco Giuda, porco Giuda. Ecco. Porco Giuda, porco Giuda, porco Giuda. No, non voglio. Dimmi che non fallisco. Dimmi che non fallisco. Cioè, Dio Cristo, me sono qui, ma devo pure arrampicarmi, poi altro! Vaffanculo! Siamo di nuovo arrivati qui con 2 minuti e 20 di anticipo. Ce la faremo stavolta a non fare cazzate? Si spera.
Mica, mi sono messo a parlare con questa minchione. Con questa minchione. Dai, non cominciate a cagarmi il cazzo, perché veramente oggi partono Gesù, eh. Cioè, mi sono messo a parlare con quel testa di cazzo, pensando magari se ci parlo comunque sia, mi dice quello che deve dire, però il tempo si... Cioè, non si che potrò passare di qui perché mi sparo. Cioè, magari il tempo... Panculo, non devo passare di qui, devo salire su. Pensavo magari si ferma il tempo, no? Il cazzo. Non si è fermato per niente il tempo. Quindi ho perso... Perso minuti interminabili. No! No! Madonna, spero che questa sia l'ultima volta che faccio questa sezione, perché veramente non ne ho più voglia. Vi giuro che non ne ho più voglia. Cristo, 5 volte lo sto ripetendo. Non è possibile in natura una cosa del genere. Dai, levatevi dal cazzo! Rotti in culo di merda. Cristo, ho 2 minuti, ce la dovrei fare. Cioè, questo testa di cazzo fa doppi salti come cazzo gli pare a lui, eh. Cioè, è una cosa allucinante, mi fa uscire fuori di testa. Cazzo. Sali, non rompere i coglioni. Qui c'è il passaggio, perché devo passare da qui e continuare a arrampicarmi. Poi mi sposto. Sali, testa di merda. Ok. Madonna Cristiano, quanto ci è impiegato. Emo? No. No! No! Basta! Ciao! Cazzo, finalmente! Ma va a cagare, mica 8 anni per farlo, porca merda! Che incazzo! Dio santo! Muoviti! Ci sono mezz'ora qui per fare una scena di merda. Trova la madre. Oh cazzo. Oh porca puttana. Ma non do... Ehi, c'è nessuno? Fratello. Fratello. Più combattimenti, più morti. Non posso permettere che accada di nuovo. Non posso. Ma sei tu? Dove sono i senza voto? Che mi sta accadendo? Perché sento la tua voce nella mia testa? I figli del sole, Kyle, non erano nulla prima dell'epidemia. Solo una tradizione caduta nell'oblio. La fede di un mondo morto e sepolto. Vabbè, vi faccio il rifornimento. Mentre tu dici le cazzate. Meno male che dovevamo arrivare prima dei banditi, infatti si vede. Sono stanco. Questo nome per troppo tempo. La madre non significava nulla finché non è diventato tutto troppo reale. Pensavo che mi rispettassero perché ero la moglie del colonnello. La nostra era una vita tranquilla e piacevole. Sì, puoi stare zitto un attimo. Perché dovrei buttare qualcosa dallo zaino. Io butto il fucile, mi ha rotto i coglioni questo lupare. Anzi no, mi butto il mitra biologico. Puoi ricominciare a parlare? Non parla più. Quando l'epidemia scoppiò, mio marito venne per portarmi via. Non potevo fare nulla contro quell'orda. Ci morsero e lui morì in un bagno di sangue tra le mie braccia. Mi diede il suo porta sigarette e mi implorò di scappare. Non voleva farmi del male. I fedeli mi trascinarono via. Erano venuti per la loro madre. Ma secondo voi perché sono i kit di soccorso? Per uno scontro. Mi ci volle un po' per ricordare che mio marito non fumava. Guardai nel portasigarette. Conteneva una mappa, una chiave e un foglietto con dei numeri. I miei pazzi ci portarono qui. Cristo, ma perché devono sempre chiamare? Gli altri di noi andarono a cercare delle medicine.
Ok. Ma scusate, ma perché va così lento? Capisco che sono in un rifugio, ma è necessario farmi andare così lento? Trovammo un contenitore chiuso a chiave. Capimmo che i numeri sul foglietto erano un codice. All'interno c'erano delle strane fiale. Gli altri mi guardarono. Quelle fiale potevano contenere un cura, ma anche un veleno. Iniziai a sentire i sintomi della crisi. Stavo per trasformarmi e mi domandai: perché mio marito mi avrebbe condotta lì? Lo amavo. Mi fidai. E questa è la madre. Ricordo il sudore. Aspro. Amaro come il sangue. E forse era sangue. Hai finito di dire cagate? Mi svegliai laggiù, circondata dai resti delle persone che avevano creduto in me. Era stata la luce. Qualcuno era riuscito a riattivare l'energia elettrica e la luce mi aveva riportata in vita. Oh Cristo. Lo capisci? Respirare i vapori è una cosa, ma bere il liquido è un'esperienza del tutto diversa. Nella luce, nel sole, posso ancora disporre della mia mente. Non hai idea di quanto amore ci sia dentro di me. Ma nell'oscurità, la mia nuova natura prende il sopravvento. Irrazionale, l'età. Nelle tenebre, ho dilaniato i miei figli con imperata preemenza. Ma ho giurato a me stessa che sarei diventata quella madre che meritavano. Poi sei arrivato tu, Kyle. E tutto mi conferma che tu sei colui che stavo aspettando. È nella profezia, Kyle. E un uomo verrà, il quale, mediante il sacrificio supremo, accoglierà la misericordia della luce. No. E il Dio del Sole si rivelerà attraverso di lui. E sempre attraverso di lui parlerà. Mi serve soltanto quella medicina per i miei amici. Guardami negli occhi. Non esiste nessuna medicina. Vuoi che gli esseri umani diventino come me? Ascoltami. Bella evoluzione, vero? Anime e menti intrappolate in un legame telepatico. Che ironia, vero? Guardami. E quando caleranno le tenebre, che accadrà? Più morti? Più uccisioni? Potrai proteggere te stesso dagli altri. Ma chi proteggerà gli altri da te? Ma non dobbiamo bere per forza, il solo vapore... Non importa, ascolta e basta. Hai respirato il vapore. Ci vorrà più tempo, ma ti stai già trasformando in un posto come me. No, aspetta, senti... L'esercito ha sviluppato un sistema di emergenza per questo esperimento. L'intera regione può essere bonificata. La domanda è... Sei pronto a sacrificare migliaia di vite, Kyle? Compresa la tua. Che vaccata. Non so che fare, Leuno. Quindi è così. Fine dei giochi. Cazzo. Cazzo, va bene. Svegliati, che devo fare? Seguimi, Kyle. Vabbè, ovviamente faremo anche l'altro finale. Quindi la rivelazione del tuo Dio significa che moriremo tutti e che l'epidemia morirà con noi. Ha sempre significato questo. Ed egli attraverserà i cancelli della morte per portare nuova vita. Se sconfiggerà l'epidemia, beh, cazzo, ne vale la pena. Però per me questo posto non somiglia molto ai cancelli della morte. Belle parole, vero? Stavo cercando una prova, Kyle. Una prova di verità nelle nostre tradizioni. Ma la morte di Attila ha infranto le mie speranze. Ed era quella la prova. Che i miracoli non esistono? E cosa sono i miracoli, Kyle? Trasformarsi in un notturno senziente? Non sono altro che un mostro. Diventare un eroe dell'Apocalisse? Sei soltanto l'uomo giusto. Nel posto giusto. Ok. Quindi sarebbe questo il sistema di emergenza.
E io a che ti servo? La chiave che ho avuto da mio marito ha funzionato. Ah, i codici. So che è l'unico modo, ma non so come. I codici ci aveva dato Attila. Tuo marito, anche lui aveva un sistema di emergenza. Ha lasciato i codici ad Attila per vedere se fosse rimasta abbastanza sana di mente per prendere una decisione. Aspetta, tu hai i codici. Attila ha pensato che tu saresti stato un giudice migliore. Spero che mi giudicherai bene, allora. Poniamo fine a questa follia, Kai. Per favore. Oh, God. Oddio, che faccia di merda. Non credo che a Pinolone piaccia questo finale. Ma io sono curioso di vedere. È proprio finito così. Si spazza via tutto e fanculo. Bello, amiche. A Pinolone sarà estremamente felice. Ma io di più addirittura che ho buttato i soldi per questo DLC. No, sono curioso di vedere cosa succede. Se invece faccio un'altra scelta. Ok ragazzi, stavolta invece scegliamo. Non voglio essere coinvolto in questo schifo. Lasciami solo prendere le fiale e andare via. Tu sei fuori. Non sarò il tuo dio del sole, non mi interessano queste stronzate. Voglio solo prendere le fiale e andare. Lo vedrai con i miei occhi, lo capirai. Che narcisista. Tu, il dio del sole? Ti farò vedere chi sei reale. No, no, bombo l'edizione! Fottuta mostro! Tu, forse non più umano, ma sono colma d'amore per l'umanità. Un amore a cui vuoi sottrarti. E saprai che un amore respinto diventa rabbia. Una rabbia di cui sarai responsabile, Kyle Crane. La pagherai per tutti quelli che non lo sanno. Aia. Ma dobbiamo sfidare sta puttana? Perfetto. Che mi sta sui coglioni. Ha preso la decisione giusta col punto di domanda. Vero. Non vedo un cazzo, in effetti. Dove sei, Troia? Penetrano nella pelle, nelle ossa, nel cervello. Nel culo di tua nonna. Dove sei, vacca di merda? La tua paura. Non posso avere paura con un mitra del genere. Dove sei, Troy? Ah! Cristo! Quanto potenziale! Mica è uscito dal nulla. Vacca! Chi è che mi ha colpito? Troy di merda. Oh Gesù. Oh merda. Ah! Sono troppi. Sono cloni. Ma se vado qua sopra? Non sono al sicuro, no, però. Gesù! Oh merda. Succate sangue! Capisce una fava. Sono troppi però. Cioè, guardate. Minchia, ogni situazione di ogni gioco mi ricorda sempre solo una cosa. Il Neo in Matrix Reloaded, circondato dagli agenti nel parchetto. Basta, non riesco a pensare ad altro. Cioè, guardate, ma vi pare?
No, non volevo fare questo. Gesù, bambino. Shuriken esplosivi, fantastico. Hanno sicura, cazzo andiamo di più. Madò. Mi sto trasformando. Perché non... Fanculo. Veste di merda. Vai, vai, vai. Che figo però. Baciami. La cappella mi devi baciare. Ups. Non ho la luce. Oh! What the? What the? What the? What the? What the? Mica è rallentato. What the? What the? Poi mi segna che gli faccio più 2 di danno. Ti spacco il culo, troia! What the? La vita è un po' bassa, la vita è un po' bassa, scappo! Ah! Ma perché... Come dovrei fare a curarmi? Gesù Cristo mio! Ok... Merda, merda! Quasi si è catta la troia! What the? C'è! C'è! Dai, ma l'avevo uccisa! Anzi, io ancora vivo! Ciao, troia! Oh, amen! La puttana. Un bel volo e vaffanculo la tua mamma puttana. Ah. Oh! Prima ammazzerò te, brutta stronza. Grande. E salverò i miei amici mentre tu marcirai all'inferno. Ma li salverà davvero? Che mi succede? Lo vedrai con i tuoi occhi. Io ti ho ammazzato. Ti ho ammazzato, cazzo! È un veleno. Non è un veleno, è una cura. Lena. Lena, ho la medicina, sto tornando. Potremmo aiutare tutti quanti. Di a Camden, che ora avrà tutto il tempo del mondo. No, digli che abbiamo una nuova speranza, una migliore. Dove mi trovo? Oia! Si va a casa! Dove cazzo è? Cosa?
che sta succedendo? Non ci ho capito un cazzo. Cioè, lui si è trasformato, ma perché? Cioè, dove cazzo è arrivato da quel tunnel? Scusate, non ho capito. È arrivato in una città dove sembrava che non fosse successo nulla. Non ho capito se erano allucinazioni o cosa. Sta di fatto che si è trasformato lui. E questo è il secondo e ultimo finale. Perciò, ragazzi, grazie a tutti del supportone. Spero che questa serie vi sia piaciuta. Un bacio sul cruscotto della macchina, non so perché sul cruscotto, vabbè sul cruscotto. E ci vediamo con Ivy Rain, che dovremo finirlo, ci impiegherò una vita, quindi si procede avanti con Ivy Rain. Ciao a tutti.